Quinta puntata dei 5 Sense, l'ora della polemica. Me l'avete chiesto su Instagram, me l'avete chiesto su YouTube, me l'avete chiesto su Facebook. Va bene, parliamo di Reginella, parliamo di questa benedetta regina di Pacificus e diciamo perché, secondo me, è un personaggio pessimo, protagonista di storie pessime. E per farlo oggi mi servirà addirittura un centesimo bonus in più rispetto ai soliti 5. Ma come sempre, facciamo le cose con ordine. Quindi, sigla. Benissimo, allora, per raccontare il mio astio nei confronti di questo personaggio, non possiamo che ripercorrerne le vicende, cominciando ovviamente dall'inizio. Primo centesimo, ovvero l'esordio. Siamo nel 1972, esce Topolino 873. L'ultima storia è di due maestri, Rodolfo Cimino, il più poetico e suggestivo tra gli sceneggiatori Disney, e Giorgio Cavazzano, che non ha certo bisogno di presentazioni. Paperino e l'avventura sottomarina. La storia inizia come tante altre. Paperino e i nipotini vanno a fare una gita, in questo caso Paperino è appassionato di pesca subacquea. Paperino si butta da una scogliera a baia silenziosa, una zona poco frequentata dai turisti, e qui succede il fattaccio. Viene catturato da una manona gigante mentre rasenta il fondo e scopre che c'è del cristallo sotto il fondale. Ed ecco che entra in scena lei, l'esordio di Reginella veramente spaziale. Guarda, Paperino dice, è proprio un bel paperotto. E poi Serafica, con quegli occhioni languidi, dice, condizionato. Ok, a Paperino viene cancellata la memoria tramite una sorta di elettroshock e Reginella se lo porta in giro come un giocattolino a fargli vedere quanto è bello il suo regno. Non curante non solo di aver rapito un tizio a caso, di averlo fatto condizionare e non sapere neanche a malapena come si chiama, ma addirittura gli fa vedere i suoi nipotini durante questo sadico giretto per capire se l'ha fatto rimbecillire abbastanza. La risposta è sì, perché lui li vede e non si ricorda di loro che, poveracci angosciati, lo cercano credendolo morto. Finito questo sadico giro, la grande regina di Pacificus, che in questa storia viene chiamata Cucuzzolandia, regala a Paperino il ciondolo degli eletti, che a momenti manco lo conosce, ma va bene, e comincia a farne teccare di regnare insieme. Ma ecco il colpo di genio: a un certo punto arriva un tizio a caso che, geloso, cerca di affettare Paperino con una spada di fiamme. Lui non è deficiente, quindi giustamente cosa fa? Scappa. Eh no, che stupido. Reginella non accetta che lo stupido Paperino scappi pavido di fronte a uno che vuole sgozzarlo e niente, quindi tutti i buoni propositi di regnare insieme eccetera eccetera svaniti nel nulla. Il degnissimo cittadino di tre tavole prima non c'è più. I dignitari della regina addirittura gli danno dell'allocco, proprio così per deriderlo, e lo rigettano in mare. Il giocattolino condizionato si è rotto. I poveri qui qua riescono, poveracci, a ripescare lo zio disperso in mare. E poi niente, lui confuso, c'è questa famosa quadrupla finale in cui butta il medaglione in mare, addio Reginella, addio di qua, addio di là. Ora, per questa prima storia Reginella non esce particolarmente bene, fa rapire uno a caso, gli fa l'elettroshock, lo porta in giro vaneggiando di regnare insieme cose, poi quando non accetta di farsi affettare da una spada di fuoco lo caccia via a calci nel sedere. A me sembra un po' un'isterica fuori controllo, tutto quanto in tre quarti d'ora, non lo so, però magari la prossima storia andrà meglio, vediamo. Secondo centesimo, il ritorno di Reginella. Così proprio si intitola la storia in cui il personaggio torna. Sono passati 2 anni dall'esordio e la regina di Cucuzzolandia fa capolino sulle pagine dell'almanacco Topolino, l'antenato del Mega, sempre figlia della coppia Cimino-Cavazzano. Cosa succede in questa storia? Allora, innanzitutto c'è Paperino rimbecillito, con questa faccia ebete, dorme, guarda in cielo. Giustamente, chi non sospirerebbe dietro a qualcuno che ti fa l'elettroshock, ti promette mari e monti e poi ti caccia perché non ti fai squartare? Top! Reginella intanto trova il medaglione che Paperino aveva rigettato in mare e quindi niente, nuova crisi isterica, ce ne dobbiamo andare, non voglio più stare qua, soffro, piango perché Paperino mi fa soffrire. Bella, l'hai cacciato te, ma va bene. E quindi niente, bisogna andare via, bisogna tornare su Pacificus, che viene chiamato Cucuzzolandia, anzi in questa storia non viene chiamato. Quindi andiamo via, scappiamo, però manca un pezzo fondamentale nell'astronave, un pezzo che, guarda caso, dove si trova? Si trova a Paperopoli. Quindi Reginella si fa passare tanti anni di vita del suo popolo proprio con una macchina apposita, perché se vi ricordate il tempo sulla Terra scorre molto molto più velocemente che su Pacificus Cucuzzolandia. Va a Paperopoli, al palazzo dell'elettrochimica, e guarda caso chi incontrerà mai al palazzo dell'elettrochimica? Paperino, che ci va per distrarsi nel suo momento di struggente malinconia. Paperino e Reginella si incontrano, tempo zero, la responsabilità del popolo, gli anni fregati alla tua gente, tutta questa necessità di partire e di tornare a casa.
non c'è più niente. Paperino e Reginella rischiano di farsi tirare sotto in tangenziale, vanno in una capannuccia dove cantano, suonano, fanno robacce, intanto i poveri sudditi di sta regina screanzata sono lì che a momenti crepano perché c'è la cupola di vetro che si sta rompendo e quindi loro rischiano non solo di non poter partire ma di rimanere schiacciati sotto baia silenziosa. Addirittura un baldo giovane perde tutta la sua esistenza, tutta la sua vita per andare sulla terra a cercare sta disgraziata che chissà dov'è finita mentre questi qua stanno rischiando di crepare tutti. E lei di colpo si ricorda, ah già, la mia gente, io ero venuta qua per un motivo, e quindi va. Torna sull'astronave, neanche scusate, ero infrattata. No, partiamo su, cosa stavate aspettando? Stavate aspettando me? Ma andiamo su. Tra l'altro, missione inutile la sua sulla Terra perché il pezzo recuperato al palazzo dell'elettrochimica manco più serve, quindi tutto sto macello per niente. Il povero Paperino rimane lì addormentato. Lei se ne va e qui l'altra famosa quadrupla: dovere, tempo, destino, tutto ci bla bla bla. Ma dovere di che? Tempo di che? Destino? Te la canti, te la suoni, il sentimento non conosce frontiere. Va bene. Se c'è una cosa salvabile di questa storia sono i disegni, che sono effettivamente molto molto belli. Ah, quindi se n'è andata, ce la siamo tolta dalle scatole definitivamente, bye bye, ciao. Ovviamente no, il peggio deve ancora venire. Terzo centesimo, la Pantegana. Sono passati 15 anni da queste due prime avventure e pensavamo di esserci liberati di Reginella. E invece no, lei a Natale del 1987 risbuca fuori, che bel regalino, su Topolino 1673. Indovinate un po' cosa succede in questa storia che si intitola Paperino e il matrimonio di Reginella. 1. Paperino ebete rimbecillito, una mia amica direbbe che ha la mutanda in testa. 2. Reginella isterica e impulsiva al massimo. 3. Paperino risolve problemi e poi viene brutalmente frenzonato. Trac! In questa storia compare un antagonista pazzesco. Bingo, è una pantegana che va su Pacificus, che viene qui così chiamato per la prima volta, riduce tutti in schiavitù e vuole sposare Reginella. Lei ovviamente, che era venuta via dalla Terra per non ricordarsi più di Paperino, come pensa di risolvere il problema? Chiamando Paperino, chiaramente. E tra l'altro Paperino viene portato con un dinosauro volante in 10 minuti su Pacificus, quindi complimenti al pezzo mancante dell'astronave, fulcro portante, narrativo della storia precedente. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Paperino da buon zerbino, da buon scendiletto, cosa fa? Va di corsa su Pacificus e riesce a sconfiggere l'intero esercito di sta pantegana del grande e irreprensibile topo di Fogna con un fucile e una radio. Grande lui, un cattivo fenomenale e dimenticabile, grandissimi gli abitanti di Pacificus, degli inetti totali. Ah, quindi, pantegana scacciata in 448, finalmente stavolta, la terza volta, sarà giunto anche il momento di copulare. No, Nisbank stavolta, niente. Succede che i bambini di Pacificus vedono Paperino e cosa fanno? Si mettono a giocare alla guerra. Bravi, almeno voi che imparate un po' a difendervi. Questo viene giudicato negativamente. Quindi, Paperino, dal cattivo esempio, scacciato. Cioè, fatemi capire. Allora, questi non sono capaci neanche di rubare una noce a uno scoiattolo. Chiamano un tizio da anni luce che viene, salva il portapiume a tutti e poi neanche un briciolo di riconoscenza. Ma poi, va bene che i vostri figli cerchino di imparare un po' a difendersi, non vogliono fare la vostra fine. No, invece non va bene. Quindi, un altro giovane perde la gioventù. Per riportare Paperino a casa, Reginella, ti rendi conto dei danni che stai facendo al tuo popolo? Ovviamente mentre dorme, è un vizio. Mentre dorme lo porta, lui a becco asciutto si risveglia, triste, il dramma, le cose. E niente, dopo aver salvato un pianeta, stavolta tra l'altro. Non so cosa dire, questa storia vi sembra brutta? Lo è, ma si può fare di peggio. Certo. Mettiamoci belli sereni e andiamo avanti. Quarto centesimo, ovvero il villaggio vacante. 1992, l'anno inizia col botto, esce la quarta storia con Reginella e la minaccia terrestre. La trama, ormai avete capito, è sempre la stessa: Reginella ha un problema, Paperino lo risolve e poi viene amorevolmente cacciato. Ma stavolta tutto è portato a un livello ancora più assurdo. La storia dura 60 pagine interminabili, per le prime 40 c'è questo tizio, il classico maiale che di solito interpreta il sindaco, ma che stavolta è un riccone, che vuole costruire un villaggio turistico su Pacificus, guarda caso. Ormai vanno tutti su Pacificus. Ovviamente ce la fa, quei deficienti gli abitanti di Pacificus si fanno soggiogare, si fanno fare di tutto, ma no ai giochi violenti per i bambini, mi raccomando. E chi può risolvere ancora una volta la situazione? Paperino, chiaramente. Paperino che non vede l'ora di fungere da scendiletto, che è sempre pronto a sacrificarsi per la sua amata, va su Pacificus, addirittura riuscendo a scucire 20.000 verdoni a zio Paperone, ma si cacciamo anche zio Paperone in sto bordello. Quindi Paperino va su Pacificus e ancora una volta toglie le castagne dal fuoco. No, stavolta non fa proprio niente, va su Pacificus, sta lì. Reginella gli propone di diventare direttore del villaggio vacanze
e poi scopre questa sua vocazione Super Saiyan, fa un'onda energetica gigantesca e tutti i terrestri se ne vanno. Ma attenzione, perché fa così? Perché manca un dettaglio. Come cacciare Paperino? Stavolta, ragazzi, ci superiamo. I medici di Pacificus scoprono che la vicinanza fra terrestri e abitanti del loro pianeta è dannosa. Quindi tutti i terrestri se ne devono andare. A sto punto, Reginella fa la famosa onda energetica e tutti, compreso Paperino, se ne vanno. Ora, la domanda è, potevi farlo prima, uno? Potevi farlo con Bingo, la grandissima Pantegana, e scacciare pure quello lì? No. Boh, a quanto pare no. Ma poi ti accorgi adesso che i terrestri sono dannosi, sono nocivi? Ragazzi, non so che dire. I livelli qua sono mostruosi, ma possiamo peggiorare ancora? Ovvio. Quinto centesimo, ovvero il mogolione. Qual era una delle poche cose che abbiamo detto funzionava tutto sommato in queste storie? I disegni di Giorgio Cavazzano sono sicuramente molto belli e sono una garanzia. Quindi, come facciamo a peggiorare ancora un po' di più il valore di queste storie? Cambiamo disegnatore, via Cavazzano, dentro lo studio Comica. Chiariamoci, i nuovi disegni non sono brutti, ma suppliscono molto meno alla banalità delle trame di quanto non facessero i disegni del maestro veneziano. Quindi, dalla collaborazione tra Rodolfo Cimino e lo studio Comicap, nel 94 sul Mega esce Paperino, Reginello e il terribile Vampirigone. La trama, Sava Sandir, è sempre quella. Problema assurdo, Paperino scende di letto, Paperino accompagnato alla porta. Il nemico di turno è appunto Vampirione, che è questo pianeta popolato da questi tizi che sembrano un po' pipistrelli, che cosa fanno? Cosa fa Vampirione? Succhia le risorse degli altri pianeti a distanza, il grano, le risorse alimentari. E con chi se la prende, ovviamente? Con Pacificus. Non avete voluto i bambini con i fucili? Vi beccate Vampirione. Vampirione, con i suoi sgherri, si mette a inseguire Pacificus, comincia a succhiare le loro risorse e chiaramente a chi pensano questi balordi ancora una volta? A Paperino. Per l'ennesima volta lo chiamano, stavolta lo chiama Reginella telepaticamente, così. Lui sente, si fa prestare un'astronave da Paperone, così en passant, va, parte e va su Pacificus. Poi siamo allo sbando più completo. La faccio breve, Paperino arriva, spingarda un po' questi qua e poi viene sfidato a duello da Vampirione. E arriva qua il grande Mogolione, che è un maiale, che è l'arbitro della contesa. E ha questo nome che sembra un po' una crasi tra due parole non proprio carine. Quindi Mogolione è l'arbitro della contesa e Paperino ovviamente vince, aiutato però da Reginella, un po' in una scena che ricorda un po' Harry Potter. Reginella sviene per lo sforzo. E mentre è svenuta, i decani di Pacificus mandano via Paperino. Così, di botto, senza senso. Gli dicono, ciao, grazie, fuori dalle balle, la regina è stanca. Non ci interessa se ci hai salvato ancora una volta. Vai, e lo drogano per fargli dimenticare tutto. Cioè, ragazzi, non ho più parole. Vabbè, però dai, missione compiuta, ce l'abbiamo fatta. Reginella compare in queste 5 storie. Poi basta, quindi il video finisce qui. Grazie per averlo visto. Scusate. Oh, sì. Carissimo! Sì, senti, sto girando un video. Ah, lo sai? Come lo sai? Oh, ok, senti, ti chiamo dopo. In che senso è tornata? Quando? Ah, tu dici il cameo in Paperina di Rimondoso. Quello è simpatico. Ah, proprio storie sue. Ma no, spiegami che se... Ah. Paperoga? Nonna papera? Sesto centesimo. Lei è tornata. Guardate un po' qui. Luglio 2017. Reginella è tornata. Cos'è successo? Paperino e la regina fuori tempo. Uscita su questo topolino e sui successivi due. Questo è il 2000... no, è il 3000 ovviamente. 3218 e il 1920. Ovviamente... Rodolfo Cimino, ahi noi, non c'è più, il maestro ci ha lasciato nel 2012. Raccoglie il suo testimone Bruno Enna, sceneggiatore esperto. I disegni sono invece di Giada Perissinotto, che fa effettivamente un lavoro pazzesco. I disegni di questa storia sono bellissimi, eccezionali, suggestivi. Com'è questa storia? È lunga, molto, forse troppo lunga. Se non altro esce un po' dal solito schema che abbiamo visto fin qui, pur ricalcando la grande linea. C'è un problema, Paperino lo risolve, i due poi si mollano, però diciamo che l'avventura è un po' più complessa, è un pochino più corposa. Tutto sommato, questa storia io non la butto via. Molti si sono indignati perché il rapporto tra i due viene definito di amicizia, proprio viene scritto chiaramente la forte amicizia. Ora, ragazzi, è chiaro che non è un'amicizia, ma io ci andrei piano con la parola amore. Mi sembrano più
tre esche dalla durata massima di mezz'oretta all'una, finisce tutte irrimediabilmente con la brutale friendzone di Paperino. Quindi sì, ma l'amore anche no, non facciamo troppe storie. La storia si sbrodola un po' addosso, ma sinceramente non penso sia la peggior cosa capitata a Reginella. Questa storia funge in qualche modo da apripista di ciò che sta avvenendo adesso, proprio in questi anni. Negli ultimi due anni sono uscite tre storie, tutte a firma di Vito Stabile, con Reginella che interagisce con altri personaggi, non con Paperino. Quindi con Paperoga, con Archimede, con Nonna Papera. Tutte queste storie hanno di fatto la stessa trama, cioè un problema su Pacificus. Un personaggio random va e lo risolve, sì, anche Nonna Papera risolve un problema su Pacificus. E poi se ne va. Cioè, questo secondo me non fa altro che mettere in luce la debolezza narrativa di questo personaggio che non riesce a staccarsi da questo archetipo di trama. Secondo me il fatto che Reginella non riesca a uscire da questo tipo di vicenda è il suo principale problema. Mi sembra il tentativo di trovare nuove strade per un personaggio che difficilmente può batterne. Ma io spero volentieri di essere smentito. Bene, ora il video è veramente finito, ma ci tengo a fare una precisazione. Rodolfo Cimino è un maestro incredibile, è una stella fissa nel firmamento degli appassionati ed è un tesoro inestimabile per il fumetto Disney e per il fumetto tutto. Io lo amo e lo rispetto profondamente. Semplicemente penso che questo personaggio non sia tra i suoi più riusciti. Ma d'altronde, in tutte le carriere, anche in quelle dei grandi, soprattutto se così prolifici, qualche passo, non chiamiamolo falso, ma qualche momento un po' più opaco, ci sta. E ora la parola a voi. Amate Reginella? La detestate? La odiate? Ditecelo nei commenti e parliamone. Metteteci un like, un dislike, una grrr reaction, quello che volete. Seguiteci sui social, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Escono contenuti nuovi ogni settimana, quindi cliccate sulla campanella e non ve ne perderete nessuno. Non sono miei, ovviamente, per fortuna. Se volete suggeritemi pure un tema da esplorare in una prossima puntata, sono aperto a quasi tutto. Alla prossima!